cresciuto parte della mia gioventù con la mia nonna, sentendo i suoi dischi. A lei piaceva tanto Pavarotti. Forse è per quello, forse sono quelle le radici dei miei sogni. Sì, avevo questa idea di fare un concerto di Pavarotti dal vivo, non dal vivo, ma finto. Dopo di aver visto un DVD di Pavarotti a Roma, non sapevo molto bene cosa fare, come farlo, ma sapevo che dovevo farlo. Sai fronte a te! Che cazzo dici? I miei amici non sembravano molto motivati con l'idea. Lì ci sono gli stand della polizia. Mi parlavano soltanto dei carabinieri di essere arrestati. Ho domandato ai miei amici se volevano fare parte di questa idea. Non erano molto entusiasti. Sicuramente i miei collaboratori non hanno aiutato tanto a portare a casa le immagini che volevo produrre. Le immagini, anche se sarebbero bellissime, proprio in quell'evento non sarebbero mai state quelle che volevo io. Allora ho sbagliato da capo. Doveva essere qualcosa di divertente, di scherzoso. Ma volevo farlo bene. Volevo farlo davvero bene. Facciamo, dai. Cosa da imparare nel processo di creare e fare. Uno sbaglio. Lo sai, è andata bene. Abbiamo fatto un sacco di risate. Abbiamo passato un bel momento. Che rimarrà. Si può sempre provare di nuovo. Sempre. Riconosci dallo stile, wow, è Francesco, di ogni situazione ostile.